Ciao, in questo video voglio parlare di maschere. Ultimamente ho acquistato diverse maschere in tessuto, però oltre a quelle utilizzo comunque anche le maschere, diciamo, in crema. Siccome ne ho tre aperte, ve ne volevo parlare perché quando magari faccio il video sulla skincare è un prodotto del quale non vi parlo mai. Parto dalle maschere idratanti, ne ho una che sto utilizzando e le altre due che sono purificanti. Quella idratante, diciamo, è idratante e fa effetto matte. È questa della Bema, questo me l'ha regalata Francesca, Sissi & Frenchy, è la maschera per tutti i tipi di pelle effetto matte. Questa qui è della Bema. E mi sta piacendo tantissimo questa. La faccio più o meno una volta a settimana, ma anche due, perché dipende, insomma, quando ho tempo e quando voglia. E ha la consistenza proprio di una crema, come vedete. Eccola qui. E mi piace tanto perché ne metto un abbondante strato sul viso, la lascio in posa, diceva 15 minuti, ma io la lascio in posa anche 20 minuti, dipende quanto ho voglia, insomma, di tenerla su. Una volta che la vado a rimuovere, la pelle è veramente morbidissima, ma allo stesso tempo si vede l'effetto matte. Non è di quelle super idratanti che poi dopo un secondo, comunque avendo io la pelle mista, mi vado a lucidare assolutamente. È una maschera comunque sia ad effetto matte ma anche molto idratante perché la mia pelle veramente risulta molto molto morbida dopo averla utilizzata. Ha un profumo buonissimo che è lo stesso profumo della crema viso che avevo provato lo scorso anno della Bema, sempre mattificante, del detergente e anche dello scrub perché avevo provato anche quello. Questa è la linea della Bema, quella prodotta per Tigotà, quella che si trova nei Tigotà. È veramente un buonissimo prodotto. Non sono costante perché sicuramente utilizzata due, ma penso anche 3 volte a settimana, sicuramente l'effetto matte durerebbe più a lungo, però specialmente in estate non sono proprio costante con queste cose. È una bella sensazione quella che lascia sulla pelle. Mi è capitato di utilizzarla a volte anche la mattina. Prima di truccarmi, una volta l'ho utilizzata di mattina e il risultato sul viso mi è piaciuto molto perché, oltre ad avere la pelle morbida, comunque mi sono lucidata molto molto meno durante la giornata. Mi sembra costi sui 20 euro se non erro, però è veramente un buonissimo prodotto. L'altra invece, che è una maschera purificante, è una maschera famosissima, è la Mint Julep Mask di Queen Helene. Questa qui, io l'ho acquistata al Cosmoprof. Questa è la versione, quella più grande, da 340 grammi. C'erano 2 euro di differenza tra questa e l'altra. Io ho preso la versione grande. Si presenta così, ha il tappino di protezione. Se riesco a toglierlo, ok, ed è questa qui. Ha una consistenza molto molto densa, un profumo di menta che mi ricorda proprio le Vigorsol, le gomme, le Vigorsol alla menta. Vabbè, a parte questo, mi piace tanto anche questa perché va comunque a pulire molto bene il viso. Non rimuove tutte le impurità, tutte le imperfezioni che avete sul viso, assolutamente, quello ci vorrebbe un miracolo per ripulire tutto quanto, per carità, però devo dire che fa bene il suo lavoro. È una di quelle che poi si secca sul viso. Io non faccio mai seccare totalmente la maschera sul viso. Quando vedo che inizia comunque leggermente a seccarsi, vado a spruzzare un pochino di acqua termale e la vado a rimuovere. Perché ho sempre paura che facendola seccare totalmente sul viso mi possa dare qualche problema, o non lo so, far arrossare troppo il viso, non lo so, io sono fissata su queste cose. Questa, scusate, ma ogni tanto mi cade un capello. Questa è verde e l'avete vista, ma una volta
che la vado a risciacquare, nonostante sia una maschera comunque che va abbastanza stringente, diciamo, oltre a pulire bene il viso, non mi lascia la pelle che tira. Dopo metto comunque una crema idratante, assolutamente, però non è di quelle maschere che sento la necessità immediata di andarmi a spalmare un chilo di crema sul viso. Pulisce bene, fa comunque assolutamente il suo lavoro e a me piace molto anche l'odore di questa. Per me è un buonissimo prodotto, io non l'avevo mai provata, è la prima volta che la utilizzo e devo dire che mi ci trovo molto bene. Questa una volta a settimana la faccio sempre, su questa sono abbastanza costante perché noto nel corso del tempo ho notato dei miglioramenti, nel senso che essendo costante ho visto dei risultati. È normale che se la utilizzo una volta ogni 20 giorni non posso pretendere di avere comunque un buon risultato, perché sicuramente la costanza è una delle cose che aiuta per vedere risultati. L'ultimo prodotto è la Volcanic Ash Exfoliator, questa qui di MAC. Questa non è bio, niente di tutto ciò, però è una maschera fantastica. La consistenza è proprio del colore nero, è questa qui. Questa è una cosa meravigliosa. A parte, vabbè, l'odore che è buonissimo, io non so di preciso che cosa ci sia all'interno. Dice di evitare il contatto con gli occhi, è un esfoliante, applicare, aspettate che cerco di leggere in italiano, ok, dice di utilizzarla da 1 a 3 volte a settimana. Questa non la utilizzo tutte le settimane, perché è uno di quei trattamenti che per la mia pelle fa effetto urto, nel senso che anche comunque i brufoletti, le imperfezioni che magari ho sotto pelle quando la vado a fare li fa uscire tutti, quindi la faccio una volta ogni 2 settimane, ne applico una buona quantità sul viso, la tengo su, non lo so, 1/4 d'ora, anche qui quanto ho tempo e quanto ho voglia di tenerla su, e poi la vado a rimuovere con le mani facendo comunque un massaggio, perché ha dei microgranuli all'interno che oltre a pulire a fondo il viso vanno comunque anche a fare un leggero scrub al viso. Mi piace tantissimo perché poi la pelle resta morbida e molto molto profumata. Comunque si vede che fa bene il suo lavoro, perché la pelle la vedete pulita, tutte le imperfezioni che avete sotto pelle ve le fa uscire, quindi accelera comunque il processo e trovo che sia un fantastico prodotto. Non mi ricordo quanto costa, mi sembra sui, se non dico una cavolata, sui 25 euro, se ho detto una cavolata comunque ve lo scrivo. Non mi ricordo precisamente il prezzo, però è veramente un buonissimo prodotto, non è bio, però dà un risultato fantastico, quindi anche se non è bio la uso tranquillamente. Queste erano le mie maschere che sto utilizzando, fatemi sapere se voi le avete provate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!